Professor Bettiol, buongiorno, approfittiamo ancora di lei. Il 1 gennaio 2020 scatta, diventa effettiva la legge, chiamiamola così per semplicità, antiprescrizione, cioè i reati che venissero commessi dopo dal 1 gennaio 2020 in poi, nel caso vadano a processo, verrebbe la prescrizione per quel tipo di reati verrebbe bloccata dalla sentenza di primo grado, che sia di assoluzione o che sia di condanna o di assoluzione nel caso in cui il PM ritenga opportuno opporsi. Ci fa un po' il punto più tecnico di quello che ho fatto io in maniera molto... La situazione è proprio quella, si stabilisce il principio che la sentenza di primo grado fa venire meno la prescrizione del reato, di qualunque reato si tratti. Questa è una normativa più che criticabile, perché la prescrizione non è solo un istituto processuale, ma è un istituto di diritto sostanziale, cioè riguarda proprio il diritto penale. Dice, dopo che sono passati tanti anni, dice, che senso ha punire una persona che ormai può essere cambiato, può essersi perfettamente integrata e via dicendo, non so, pensi magari a un furto commesso a 18 anni e poi che eventualmente comporti una pena a una persona che ha 50 anni, no? Questo è... E quindi la norma è chiaramente irrazionale e illogica. C'è anche da considerare il fatto che cosa porta questa normativa. Comporta la pigrizia giudiziale, perché non essendoci un problema di prescrizione, il giudice in modo particolare non sarà stimolato ad accelerare i tempi del processo. Si è detto, ma faremo delle misure invece per accelerare i tempi del processo, ma le misure non se ne vedono, perché le uniche misure per accelerare i tempi del processo sono l'aumento degli organici dei magistrati, dei cancellieri, dei segretari, questa è la verità. È una soluzione organizzativa. È la soluzione nell'organizzazione, invece c'è la solita mistificazione che modificando qualche norma del codice di procedura penale si arrivi ad una ragionevole durata dei processi. Questa è una grossa mistificazione. La procedura attiene a un complesso di valori che vengono riconosciuti nel processo in modo particolare, contraddittorio o via dicendo. Cioè dobbiamo capire che il processo è soprattutto una serie di garanzie per l'imputato. Beh, se non concepiamo così, tanto vale che facciamo meno dei giudici, demandiamo al prefetto di applicare le sanzioni come oggi applica le sanzioni amministrative. Quindi, la procedura è una cosa. La ragionevole durata del processo è in funzione ovviamente di una organizzazione giudiziaria che sia in grado di rispondere alla domanda di giustizia che c'è. Ora abbiamo più di 3 milioni, se non credo arriviamo addirittura a 4 milioni di cause penali pendenti. Spesso anche per futili motivi, immagino. Anche per piccole cose, se vogliamo. Ma cosa vogliamo fare a questo punto? Pensare che con questa mole di lavoro ci sono 2.000 pubblici ministeri e perlomeno la maggioranza dei giudici poi si occupa del civile, che fra l'altro anche quello ha le sue difficoltà, ma comunque sia, è chiaro che se non si affronterà questo problema dell'organizzazione giudiziaria, sia in termini quantitativi, forse anche in termini qualitativi, cioè bisognerà valutare le capacità di management, diciamo così, dei magistrati in maniera più penetrante di quanto... Quella che lei definisce la pigrizia di alcuni dei magistrati, no? Subentrerebbe comunque nella seconda fase, perché non scattino più i termini di prescrizione, dovrebbe essere comunque intervenuta una sentenza di primo grado, quindi il giudice di primo grado deve comunque chiudere il processo. Sì, ma vede, il grosso problema è che c'è, oltre anche alla lentezza. Stiamo attenti, intanto facciamo una precisazione, la maggioranza dei processi
si prescrive davanti alle procure. No, non si arriva neanche al grado di giudizio. Perché non c'è rinvio a giudizio, diciamo? Perché sì, non c'è... o non interviene nei tempi previsti. Dovuti, sì. Dovuti, quindi c'è già questa, più del 60-70% di questa situazione. Il giudice di primo grado potrà anche essere cercare di fare più rapidamente possibile il proprio compito, ma il problema sta poi nelle impugnazioni, nell'appello. Chiaramente la Corte d'Appello, le Corti d'Appello in genere, non riescono a smaltire il lavoro nel tempo. Questo il problema organizzativo è di risorse. Ma naturalmente allora la soluzione non è dire allora aboliamo l'appello, no, diamo gli organici alle Corti d'Appello per svolgere il loro lavoro. Questo è un discorso, d'altra parte, scusate. La ringrazio, professore. Prego.